Ciao a tutti, bentornati nell'ultimo video Declutter inventario, in questo caso puramente inventario. Sì, perché col fatto che vi ho fatto vedere la postazione make-up mi sono concentrata su delle cose che mi mancavano da mostrare. Mi manca quindi, per completare tutto, solo queste palette che mi sono tenuta da parte nella sezione dei prodotti da tenere da scorta. Anche se queste sono palette che ho già utilizzato, qui ho già declutterato moltissime cose perché avevo cercato di fare il video, non avevo azionato il rec e molte di queste palette sono già andate in discarica, altre invece sono in una busta che penso vi farò la registrazione domani, adesso vedo come organizzarmi, dove vi farò vedere proprio le cose che ho salvato e che saranno in attesa di essere regalate. Detto questo, qui non ho moltissime palette, ma come sapete mi voglio soffermare sui colori, su dei riflessi, su tutto quello che ho deciso di tenere da parte e spiegarvi perché. Allora, così svuotiamo questa box dove c'era il profumo Fame, che non so tra l'altro se esista ancora questo profumo, a me piaceva molto, di Lady Gaga. Ne avevo comprate due di boccette, se non tre anche. No, due. Allora, questa qui è di Too Faced, di una edizione di Natale. Ed ecco qui la gamma colori. Non rende tantissimo perché questo dovrebbe essere un verde e non so voi che cosa vedete, e l'ho voluta tenere semplicemente perché può venirmi utile se devo viaggiare, non ho tanto spazio, voglio portarmi sia ombretti e posso farmi sia dei look nude ma anche dei look un pochino più colorati, e ho anche tutta la selezione per blush, terre e illuminante. Mi mancherebbe la cipria, ma si può portare con un altro item, quindi con un altro prodotto. Questa qui l'avevo presa secondo me dopo questa qui l'avevo presa quando ero stata lasciata a casa da DHL per tagliarmi sul morale, mentre questa era dell'anno quello dopo, Christmas in New York, The Chocolate Shop, ed è strutturata diversamente dall'altra perché aveva i tre opachi sopra, tutti gli ombretti e i prodotti per il viso sotto. Invece per il viso adesso sono stati collocati qui di fianco e i prodotti dal cata sopraccigliare opachi li hanno messi qui in mezzo insieme a tutti gli altri ombretti. In realtà è lo stesso quantitativo, non cambia, forse ci sono due ombretti in più e un blush in meno, però poco mi cambia. E questa l'ho tenuta per la stessa logica dell'altra, di se devo andare via ce l'ho, la posso utilizzare. Ho tutte le palette di Paola P, la India e la Africa. Parto con la India, comprate al Cosmoprof. Ecco qui il pack meraviglioso, tutto damascato. Chi ce l'ha, la ritiri fuori. È una cosa che voglio fare anch'io. È una cosa che mi sono impuntata, che devo assolutamente fare, di pescare queste palette perché sono favolose. Le potete sfruttare anche come blush, anche come terra, adesso in questo caso no perché sono tutti colori caldi, però questi, oltre a essere due ombretti rosati adatti per gli occhi, sono anche due ottimi blush. E questo qui tra l'altro, oltre ad essere un nero, sarebbe una matita Kajal in polvere, perciò va benissimo collocata anche all'interno dell'occhio. Amo queste palette di Paula P perché sono molto versatili. Peccato che io le ho comprate quando il primo anno sono andata al Cosmoprof, le avevano messe a, non mi ricordo se avevo pagato ancora 20 perché era l'ultimo anno che erano a 20, poi dopo le hanno messe a 25, o se ne avevo comprate 25, io credo di più 20 perché l'anno quello dopo qualcuno mi aveva chiesto di portare a casa o voleva comprarsi insieme a me queste palette ed erano state rincarate di 5 euro. Questa invece è l'Africa, preparatevi perché questa è molto utilizzata, l'avevo usata tantissimo quando ero andata a fare il corso a Porto Gruaro prima di fare lo stage a Pordenone, quindi si parla di 6 mesi dopo la laurea, ed eccola qua, bellissima. Allora,
Ottimo per l'arcata sopraccigliare, potrebbe essere anche molto buono come cipria. Blush e anche ombretti, questi insieme per me vanno bene anche come prodotto per le sopracciglia. Questo mi ricordo che l'avevo utilizzato anche come terra, mi piaceva veramente tutta, tutta, tutta quanta. Ecco, questo è proprio l'ombretto puro e questo io non me lo metterei mai sul viso perché è troppo scuro, ma in realtà è una palette molto 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 versatile che vi consiglio di adocchiare se andrete al Cosmoprof. Io quest'anno purtroppo passo perché a marzo l'hanno spostata a giugno. Se l'avessero fatta a giugno ci sarei anche andata, siccome la faranno la prima settimana, la seconda settimana di settembre, non posso più andarci. Uno perché non ho più ferie e due perché avevo chiesto ferie proprio quella settimana per stare con il mio ragazzo, ma comunque ad ogni caso non farò né l'uno né l'altro, andrò al lavoro tranquillamente, sperando di ritornare a lavoro. Qui invece abbiamo una palette da 4 di Neve della collezione barocco, mistero barocco, qualcosa con barocco, e questi erano i quattro ombretti presenti nella collezione. Li avevo presi tutti già con la palette precomposta, non li ho inseriti io. Mi piacciono molto, sono molto scriventi, hanno ancora un buon profumo e per questo ho deciso di tenerla. Insieme alla Duochrome sono le uniche due palette che ho, e poi dopo anche un ombretto sparso nelle palette magnetiche. Questo invece è stato un regalo di Semplicemente Sé. Ti ringrazio tantissimo, di Donna Più. È un ombretto da, cioè, anzi, è una palette con 5 ombretti dalle tonalità verdi. Non è proprio il genere di colori che più piace a me, però l'ho voluta tenere perché di verdi non ne ho tantissimi. Puppa, un'altra palette di questo marchio, e ho tenuto questa edizione limitata con 3 colori azzurri, un marrone e un bianco. Mi piacciono molto i blu abbinati insieme al marrone. Quando trovo queste palette combinate così ci casco un po'. Non ci casco più ultimamente, però sono cascata più e più volte. Deve passare ovviamente un'ambulanza, non so per quale motivo, sperando non si senta più di tanto, ma secondo me sì. E la dovrò ritirare fuori anche perché questi erano molto ben pigmentati, mi piacevano tantissimo. Erano degli ombretti della linea Vamp Compact Eyeshadow ed era la 03. Di questa palette mi sono mangiata di non aver preso quella che aveva il giallo all'interno. Era sempre una palette che mi sarebbe piaciuto prendere, ma evito perché adesso comunque di gialli ne ho a sufficienza. Di Shaka ho tenuto solo questa, la Glow. Ho dato via la Sand, ho dato via la Chic e altre anche in passato. E ho voluto tenere questa con i fucsia, gli aranci, i dorati, i marroni. Un po' i colori standard, classici, sfruttabili, ma non troppo banali. Non ha proprio una buona resa sugli occhi, ma se si vuole iniziare, se si vuole spendere poco, secondo me sono degli ottimi ombretti da avere. E infine mi sono tenuta tutte le palette da 6 di Kiko, che mi ero fatta su, le avevo comprate tutte scontate prima della laurea, mi sembra questo, anzi forse queste due, e questa dopo la laurea, quella verde, proprio con i saldi invernali. Questa è stata la mia palette da laurea, sì, quando ho fatto il lancio del tocco in Piazza San Marco a Venezia. 01 Lounge Warm Tones della Compact, no, Color Impact, palette super chiacchierata da Ornitorella. Io quella volta già la seguivo e quindi vi parlo del 2013 e non l'ho sfruttata proprio tantissimo perché per me è comunque un bel ricordo, non la darò mai via, non la butterò mai via. Dopodiché ho questa rosa che è la 02 Street Taupe Variation, anche questa l'ho utilizzata molto poco per i miei standard, me le avevo anche recensite facendo un look. Questa qui di Kiko la voglio tenere in disparte perché vorrei fare una foto in quanto Rossella ha tipo creato un tag di ritirare fuori
i prodotti iconici passati vecchi. Questo secondo me è un prodotto iconico. E dopo c'era questa verde che è la Bright Night Lights. E non so se sia la palette che sta cercando di terminare Eric Kitten. Fammi sapere, adesso ho un vago ricordo, forse ce n'era un'altra in collezione. Detto questo, mi aveva colpito i tre opachi. Questi scrivono poco, questo l'ho utilizzato ancora meno di questi due. Però volevo usarla, provarla, tenerla, averla, metteteci tutti i verbi che volete, proprio perché mi ero trovata benissimo con questa qui sui toni nude, soprattutto amo questo qui, secondo me non è troppo banale come color beige, e poi si possono fare dei trucchi molto molto semplici, quotidiani. E questo è tutto, ho finito tutte le palette in collezione e anche tutto l'inventario, tutto il declutter se c'era da declutterare. Spero di avervi tenuto compagnia. Alla fine vi sto pubblicando 4 volte a settimana questa tipologia di rubrica per tenervi compagnia nel periodo che stiamo attraversando. E non pensavo di riuscire ad arrivare ad una fine, perché di cose ne ho tantissime e comunque l'ho sempre saputo. Ma è anche giusto rispolverare, controllare, vedere che non ci sia qualcosa di andato a male. L'ultima volta l'avevo fatto 2 anni fa. E conviene di tanto in tanto adocchiare, guardare, anche per ricordarsi ciò che si ha, perché con il tempo ci si dimentica e si possono fare delle spese dai nostri cassetti, perché veramente meglio non sprecare soldi in troppo make-up perché vi va male subito, o comunque ha un tempo di durata molto basso. E conviene prendere le cose giuste, non abbondare più di tanto. Con il tempo ho diminuito moltissime categorie, quelle che non riuscirò mai più di tanto a diminuire sono le palette, perché io le adoro, adoro tutti i colori sugli occhi, quindi tranne il verde un pochino, ma adoro tutti i colori da mettere sulle palpebre di ombretti e in più anche i rossetti, ma i rossetti vedo che ho iniziato da un anno perlomeno a calare drasticamente il loro acquisto. Se prima ne compravo 10 al mese, adesso 10 arriverò in 6 mesi. Ho veramente diminuito tantissimo l'acquisto dei rossetti che voi non potete capire. Oppure sì, perché lo vedete comunque dai miei video haul, era un modo di dire. Con questo io vi ringrazio per aver visto anche questo video. Fatemi sapere se in questo periodo vi siete date un po' alla pulizia, al controllo del make-up che avete in collezione. Fatemi sapere che cosa avete scoperto, cosa con rammarico avete buttato. Fatemi sapere tutto quanto e noi ci vediamo in un prossimo video. Alla prossima!